Addio Flumeri al Palacardito con il GS Ariano, grande vittoria contro Posco, un 3-1 abbastanza secco, peccato per quel secondo set mi viene da dire, però tutto sommato davvero dei ragazzi molto concentrati oggi. A questo punto mi chiedo come mai questa classifica così bassa? Oggi dovevamo cancellare lo zero in classifica. Quest'anno sapevamo che era un anno difficile perché è un anno di rinnovamento generale. Abbiamo rinnovato 9 dodicesimi della squadra, inserendo giovanissimi del 99, qualcuno del 2000, la maggior parte del 98. Restano solamente come ragazzi, diciamo, maturi Giulio Santososi, che è poi un ragazzo del 96, e il capitano Pappano. Quindi sapevamo che era sicuramente un anno di rodaggio, ma abbiamo avuto degli inciampi perché dall'inizio non siamo riusciti ad avere la formazione titolare mai in campo. Si è infortunato sia il primo che il secondo palleggiatore dall'inizio campionato, e quindi il libero è stato schierato palleggiatore, ha ricoperto il ruolo egregiamente, ma sappiamo che i meccanismi tattici erano già consolidati e abbiamo dovuto rinnovarli. Stasera aspettavamo una risposta per il lavoro fatto con il rientro del palleggiatore, c'è stata, sicuramente peccato per il secondo set, ma per me va bene così. Assolutamente sì, prospettive per le prossime gare, dove potete arrivare? La squadra deve salvarsi, l'obiettivo era la salvezza, con la prerogativa di far maturare giovani che fino allo scorso anno hanno militato in Under 16. Quindi è un obiettivo importante. Se riescono a mantenere il campo di una serie regionale, il nostro obiettivo è raggiunto. Quindi dobbiamo cercare a tutti i costi di raggiungere la salvezza e mantenere questa categoria per il prossimo anno. Cosa le è piaciuto di più stasera rispetto alle partite precedenti? Se magari... È cambiato l'atteggiamento. C'è stata una squadra che ha cooperato, quindi abbiamo basato tutto sulla cooperazione, meno azioni individuali, la prestazione personale è stata messa da parte, i ragazzi hanno capito che bisognava giocare di blocco, convinti di collaborare e alzare quanti più palloni possibili. Mi è piaciuto soprattutto l'atteggiamento nella fase break, quindi abbiamo contrattaccato parecchi palloni mantenendo il servizio per lungo tempo, realizzando dei punti importanti sulla seconda fase, quindi ricevendo bene sia nella fase cambio palla ma anche e soprattutto ricostruendo palloni importanti. Benissimo, ringraziamo coach Filomena, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie, ringrazio voi sempre per la disponibilità con la quale ci seguite e con l'attenzione soprattutto. Grazie a voi. Grazie mille.